un po' di contestazione tra saxofonista e il greco, comunque. Ecco, Sandrino con il mini sax e il maestro Carlo Venturi, con la piccola fisarmonica, naturalmente c'è un contratto con Orzoro. Date Orzoro ai vostri bambini, cresceranno belli e sani, no? Carlo... Carlo e Sandrino, dicevo, prendono dei soldi, noi prendiamo un tubo. Comunque, fa niente. Ma cosa sono queste scarpe? Gli artisti, sai com'è? No, prendiamo un tubo noi, però è una puzza da paura che su parla. Dicevo, non lo so, chi sono le scarpe? Del greco? Lui è ignorante, capisci mica niente. Ah, Allora, dicevo, dal nostro ultimo disco, Carlo e Sandrino hanno composto una piccola polchettina, tanto che hanno dovuto eseguirla con questi piccoli strumenti, intitolandola appunto la mini polca che adesso ascolterete. Sandrino, si rovesci il palco, stai fermo. Buonasera maestro. Oh mamma mia. Sandro. Maestro Venturi. Non è che apprezzi molto l'orecchio. E dici che è simpatico ma fa schifo. Ha detto lui. Oh, Sandrino. Maestro Venturi ha detto che sei molto bravo e che... Ma cosa fai col martello? Si può. No, Sandrino, non si paga più, siamo a fine del mese. Non i denti! Noli! È tanto difficile che si muova! È casa del botte! Maestro Carlo Venturi, a Bologna sta riscuotendo un buon successo. Mi picchia. Certa intesa, no? Così, tra gli sguardi. Ah. Io lo sapevo io, il terzo mondo. Mini Polka, Carlo e Sandrino, autori.